E andiamo a vedere anche quelli che sono i quintetti delle due formazioni, partendo dalla formazione ospite che si schiera con ricordi tra i pali Tony Dandel, capitano Tony Dandel, l'ultimo difensivo. Da un lato Oitomeia, dall'altro Wittig in posizione di pivot Saponara, risponde Leo Toto con Lo Conte tra i pali, quarto match consecutivo da titolare per l'ex portiere della Sampdoria, insieme a lui Cabeza che nel frattempo va alla conclusione ribattuta da Tony Dandel, Marchio, Bavaresco e Jefferson. Questi 10 di partenza, prima occasione già per la Pirus di Genoa Cosenza. Nel frattempo Oitomeia combatte con Jefferson ma mantiene il possesso del pallone, poi colpo in faccia al numero 23 rossoblù, qui vorrebbe un cartellino nei confronti di Oitomeia, tutta la formazione di casa, e infatti arriva il giallo. Comunque è uno spettacolo sempre vederli giocare. Sì, assolutamente, assolutamente. Scambiano Tony Dandel e Saponara, va alla conclusione. Chiusura di Marchio. E allora Matheus può ripartire. 2 contro 2, sovrapposizione del capitano rossoblù. Matheus proprio per lui che arriva scivolata, ancora intervento di ricordi. Punizione per il Pesaro sul pallone Galliani che va alla conclusione, colpisce Oitomeia, pallone che rimane vivo all'interno dell'area di rigore, poi ancora Galliani a calciare da fuori, sfera che termina sul fondo, occasione Pesaro qui, nulla di fatto però. Poi chiaramente hai contro due armate, due squadre costruite per stare in alto, due squadre che rotazioni ne hanno a dismisura, quindi alla lunga vai a perdere nel frattempo, passa in vantaggio la Pirus di Genoa Cosenza con il gol di Anderson Cabeza, conclusione da fuori aria da parte del numero 88 che fa 1-0 sotto le gambe di ricordi, forse colpevole. Ciò che è importante è che l'ha sbloccata la Pirus di Genoa con il gol del proprio bomber, ottavo in campionato, 1-0 Anderson Cabeza. Questo è un dettaglio, vedi, una palla inattiva, un calcio d'angolo, una rimessa, una solata è calciata da parte di Cabeza. Sì, probabilmente ricordi un attimino colpevole. In questo quartetto sto notando che con Jefferson che può fare anche l'ultimo. Capitato poco fa, ma è capitato anche in altre situazioni, in altre partite. Bavaresco qui per Felipigno che scheggia la traversa dopo il tocco da parte del proprio numero 10. Occasionissima qui per il rossoblù. A un passo dal 2-0 è immediato timeout da parte di Bargnesi. Ma sicuramente partite intense, partite belle per gli spettatori e telespettatori. Conclusione da fuori meravigliosa nel frattempo di Galliani che trova il gol dell'1-1 spettacolare. Qui la rete dell'ex giocatore della Feldiaboli che dunque pareggia i conti al minuto numero 15 e 07. Pierluigi Galliani 1-1. È proprio quello che abbiamo detto poco fa, una squadra pericolosa dalle calciate da fuori, dalle calciate da lontano. È arrivata subito la dimostrazione con questa splendida calciata, devo dire splendida calciata da parte di Galliani. Regolare qui l'intervento di Bavaresco e danni di Oitomeia, poi conclusione di Cabeza ribattuta a ricordi, occhio al contropiede, Oitomeia, attentissimo qui Lo Conte, parata di ricordi, parata di Lo Conte in due frazioni di secondo, molto molto ravvicinate, si superano i due portieri a 3.42 dall'intervallo, entrambe le formazioni vicine al gol, che dunque hanno 4 secondi sul cronometro per cercare di imbastire una nuova azione offensiva, non sembrerebbe essere di questo avviso la formazione di Toto, Cabeza prova a calciare alla distanza e rischia di trovare la deviazione di Restaino che però non arriva, pallone che si spegne sul fondo, termina un bel primo tempo da Pirus di Genoa Cosenza in tal servis Pesaro, termina sul punteggio di 1-1 al gol di Cabeza, ha risposto Galliani, noi ci fermiamo anche per Giuseppe Alfarano, a tra poco per il secondo tempo di Pirus di Genoa Cosenza in tal servis Pesaro. Cosa dire del primo tempo e cosa aspettarsi dal secondo? Sicuramente un primo tempo equilibrato, due squadre che hanno voglia di superarsi, l'hanno dimostrato dal primo secondo, una partita maschia, ci sono state occasioni, probabilmente qualche occasione in più da parte della Pirus di Genoa, però ripeto, tutto sommato una partita equilibrata che si giocherà fino all'ultimo secondo, come è successo evidentemente in quest'ultimo periodo qui alla Pirus di Genoa. La vuole Jefferson all'indietro e la riceve. Può puntare Oitomeia, anticipo di Tony Dandel che si distende a campo aperto. Tony Dandel, pallone che termina sul fondo. Quindi Bavaresco può ripartire in contropiede alla formazione rossoblù con calma. Adesso il numero 10 raddoppiato da Wittig e Gastaldo. Passa molto bene in mezzo ai due. Poi Jefferson, conclusione, respinta in corner da ricordi. Angolo battuto proprio da Jefferson, deviazione di ricordi. E poi Felipigno sotto porta a un passo. Bavaresco per Felipigno, controllo e conclusione, colpisce il palo il numero 22. Ancora Anderson Cabeza. Si gira e calcia l'intervento di ricordi determinante. Qui il portiere ex Came, pa Cabeza ancora una volta, ci dà prova della sua classe veramente, veramente infinita. E arriva nel frattempo il gol della Pirus di Genoa Cosenza, proprio con Anderson Cabeza che realizza
la rete del 2-1, torna in vantaggio la formazione di Longoto e lo fa nuovamente con il gol del proprio bomber, gol numero 9 in campionato, 2-1 a favore dei Lupi. Ancora Cabeza. Ma la cosa bella, mi viene da sorridere in questo caso, che poco fa c'è stata una calciata pulita e una bella parata da parte di Ricordi. In questo caso mi è sembrata, sì, una calciata a fil di palo, ma un attimino sporca. Ora Restaino recupera il pallone, Pino si gioca senza sulle ali dell'entusiasmo. Restaino calcia, ancora l'intervento di Ricordi. Bavaresco contro la spalla e la porta, poi va da Filippino. Il miracolo ancora una volta di Enrico Ricordi, determinate nuovamente sulla conclusione di Filippino. Sulla banda sinistra, Oitomeia passa molto bene e calcia. Torna proprio da Bonfin Wellington de Sousa. In arco Oitomeia, che però perde il pallone su Filippino. Qui falloso l'intervento dell'86. Che viene ammonito dal direttore di gara. È il secondo cartellino giallo e dunque espulsione per Oitomeia. 2 minuti di inferiorità numerica per il Pesaro. Era l'unico ammonito della formazione pesarese e lo abbiamo detto inizio match. Giocatore con una classe sopraffina, ma che quando si innervosisce non ha mezzi termini. Cabeza, parte lui da dietro, quindi Jefferson Mateus. Dentro per Bavaresco, c'è deviazione di Toni Dandel che inganna Ricordi, torna a più 2, anzi va a più 2 per la prima volta nel match. La Pino Sigino Cosenza con il gol di Mateus, primo gol in maglia rosso-blu per l'ex L84 che si sblocca davanti al pubblico amico. E 3-1 segna Mateus. La rotazione però va a prendere il lato forte, perfetto, sì, un movimento un attimino diverso che però porta nel frattempo la conclusione di Whittaker, spinta da Loconte, anzi di Galliani, e poi arriva il 3-2 a firma di Alessio Saponara. C'è ancora una partita al Pala Cosenza, ha segnato Alessio Saponara, 3-2, ritorna in carreggiata il Pesaro, lo fa con il gol del proprio pivot. Torino del Gastaldo Galliani, calcia Galliani, pallone che colpisce il palo, ancora Mateus verso Cabeza, taglia Bavaresco dall'altra parte, la chiusura di Toni Dandel è perfetta per la prima volta, perché poi la seconda volta Cabeza riesce ad andare dal 10 che trova il gol del 4-2 e avvicina la Pino Sigino Cosenza alla prima V stagionale. 4-2, segna anche Gustavo Bavaresco, più 2 per il rosso-blu a 1.47. Sì, anche in questo caso c'è stata una protesta da parte di Pesaro, dell'Ital Service Pesaro, perché volevano un fallo fischiato a metà campo. In questo caso si è riproposto come assist man Cabeza. Saponara e Galliani che cercano la conclusione. Eccola quella di caso, Galliani, pallone come che in questo caso dal lato destro della nostra metà campo. Rientra adesso Ricordi al posto di Gomez. Pubblico del Pala Cosenza pronto a saltare in piedi perché Jefferson torna da Loconte, quindi Filippino, e finisce qui, lo sentite il boato del Palasport Cosentino, perché dopo 9 giornate di campionato la Pino Sigino Cosenza si sblocca, trova il primo successo del proprio campionato, sale a quota 4 punti, va a pari punti con il Benevento con cui ha perso domenica scorsa nello Sky Match, ma soprattutto torna in carreggiata, una vittoria meritata, sudata, voluta, festeggiata adesso meritatamente dagli uomini di Leotuoto, da un grande gruppo che vediamo racchiuso al centro del campo. La Pino Sigino Cosenza ha vinto e adesso si aprono scenari diversi. Chiaramente bisogna rimanere con i piedi per terra, ma come dice l'antico proverbio, vincere o vincere.